sia. E quella pratica di difesa del territorio si chiama resistenza. Quelle forme di boicottaggio sono forme legittime dal nostro punto di vista. Ogni volta che ci siamo ritrovati a dover scegliere in quei presidi, ogni volta che bisogna assumersi una scelta sul diritto di resistenza, ogni volta che bisogna scegliere tra legalità e giustizia, questi presidi hanno scelto la giustizia commettendo dei reati, perché in realtà... Che è successo? Pensavo al microfono. Perché in realtà dare spazio all'ordine democratico che con gli eserciti veniva a occupare i territori significava dare spazio allo scempio, e noi ci siamo opposti. Ringraziamo Harry per le parole che ha speso in quell'occasione, le parole che poi ha speso nei presidi Notav, quando abbiamo letto nella libera Repubblica della Maddalena, ci siamo sentiti in qualche modo chiamati in causa, perché ci siamo sentiti figli della stessa esperienza di resistenza. Adesso, prima di ripassare la parola a Harry, passiamo la parola ad Alfonso Tatarano, un avvocato penalista che si è occupato dei processi legati alla questione dei rifiuti in Campania. E nel frattempo vi dico che qui fuori c'è un banchetto, dove si vende una palanchina che è stata prodotta a Chiaiano, in quei territori che lo Stato ha cercato di devastare. Acquistando questa palanchina, noi collaboreremo e contribuiremo a quelle che sono le spese legali dei processi che tantissimi attivisti stanno subendo perché hanno difeso la propria terra. Adesso passo la parola ad Alfonso e vi anticipo, ho finito di parlare, che siamo felicissimi di questa iniziativa, siamo felicissimi di avere Harry qui, siamo felicissimi di avere Karim, Alfonso e tutti voi, perché siamo convinti che oggi va rideclinata e ricostruita una pratica di resistenza radicale, perché la democrazia non esiste in questo paese, la democrazia esiste quando noi ce ne appropriamo, questo è un ambito democratico. Gli ambiti democratici sono quelli che decidono del futuro della valle nei presidi permanenti, gli ambiti democratici sono quelli che decidono del futuro della Campania nelle mobilitazioni contro il biocidio. E quindi pensiamo che qualcosa lo stiamo facendo, che non è vero che tutto è perduto, e che facendo tesoro delle esperienze di resistenza del passato, oggi a 2 giorni dal 25 aprile, potremo costruire una grande esperienza di resistenza che ci porti al cambiamento dello stato di cose presenti che oggi è necessario. Noi ne siamo convinti, passo la parola ad Alfonso e dopo a Harry. Grazie a tutti per aver partecipato a questa iniziativa. Buonasera a tutti, io mi sono domandato il perché.